Ciao, mi trovo in provincia di Modena, esattamente in direzione Pavullo. Sono venuto a visitare una colonia che purtroppo ho trovato, dovevo andare a visitare una colonia montana, ma purtroppo l'hanno murata. Adesso lungo la strada ho trovato questa casa colonica abbandonata, entro dentro. E vado a visitarla, vado a vedere chi c'è dentro sta casa. Che antichità! Mamma mia, che antichità, ragazzi! Vedete qui? Vedete l'antichità? C'è la scarpa del contadino. Guarda qui la scarpa del contadino. Qua ci stanno tutte. Allora, qui c'è il frigorifero, una lavatrice anni 30. Guarda qui che lavatrice tutta arrugginita. Qui c'è un mobile, una sedia di nonna Pica, anni 10. C'è il V? C'è il V? Guarda lì le damigiane del V. C'è il V? C'è il V? C'è il V? Qua pure un'altra, una cesta, bottiglie d'acqua vita snella per terra. Andiamo a vedere l'antichità. Guarda che bottiglione del vino, guarda le bottiglie d'acqua. Allora mi metto, vabbè che tanto c'ho i capelli sporchi, ma quindi la scopa della Befana, l'acqua vita snella, guarda le ragnatele, questa era la porta centrale, guarda, guarda quante ragnatele che ci sono, che antichità ragazzi, che antichità, fammi andare a vedere qua cosa c'è nella cucina, l'antichità, guarda qui, guarda. Guarda le sedie anni 10, 1910. Qua per terra tutti i piatti di carta. Ma qui c'erano i gatti, eh. Vedete qui? C'erano i gatti, la gattara veniva qui, li aveva fatto, vedi? Questo successivamente all'abbandono. C'è una delle casette coi cartoni, guarda, gli ha fatto l'apertura. Oppure c'erano le galline. Non si sa che c'era qui, però sembra come delle cucce di gatti queste. Vedi tutti i piattini per terra qui. Guarda la monnezza, guarda. Guarda la cucina. La cucina economica. Che antichità. Questa cucina qui, vedi la scopa? Questa cucina con i fuochi. Mamma mia, che antichità. Il metro lì sopra. Guarda la tazza. Che antichità! Chissà, c'erano le galline, boh, non si capisce. Non si capisce, non si capisce. Qua dietro, allora, vedete, qui c'è un'altra cucina Zanussi. Questa però è anni 50. E un letto qui. Fammi andare a vedere qua dietro cosa c'è. Fammi andare a vedere. Mamma mia, che antichità, ragazzi! Un altro cucinino qua dietro, guarda. Guarda la monnezza per terra, guarda. Guarda le pentole, le padelle. Adesso andiamo a vedere al piano di sopra. Però c'è della paglia qui. Forse c'aveva le galline. Forse c'aveva le galline. Boh, si capisce. Vedi, qua c'erano gli interruttori anni 10. Guarda, che antichità. Andiamo al piano di sopra. Com'è il piano di sopra? Interessante. Allora, accendo anche il K2. Allora, ecco qua. Vediamo prima di qua. Che antichità! Ma chissà da quanti anni è abbandonata sta casa. Guarda il letto. Questo è un letto dell'Ottocento. Ci sono ancora degli indumenti qua dentro. Vedete? Che antichità! Lì c'è un'altra cucina. Un'altra cucina economica. Delle cassette di legno, qua ci sono dei medicinali qua sopra, vediamo qua, Madonna mia, guarda qui, guarda, guarda sto letto, c'è qualcuno qui? Vedi qua degli indumenti, la giacca del contadino che è tutta rosicata dai topi, guardate qua, qua sono venuti a ravanare i vicini quando è morto il contadino. 40-50 anni fa, perché questa roba qua è roba tutta piena di polvere.
antica. Guarda qui, guarda che antichità, guarda. Mamma mia. Guarda la porta. Guarda che porta, oh, dell'Ottocento. E le medicine ci sono. Le medicine. E ti sono venuti a ravanare. Quando è morto il contadino, la gente è venuta a ravanare. Guarda qui, guarda. Ma questa è una casa pazzesca. Guarda lì, ci sono ancora le giacche del contadino. Ci sono ancora le giacche del contadino. Guarda qui, guarda le scarpe del contadino. Scarpe grosse e cervello fino. Guarda, guarda le stampelle. Guarda i materassi come sono marci. Guarda, qui c'era la lampada. Guarda i materassi tutti marci. Mamma mia, tutti marciti. Qua gli indumenti, vedi, ci sono ancora le giacche del contadino appese. Guarda, c'è pure la cravatta, vedi. Le giacche, i pantaloni, la camicia. Vedete, appeso per terra altri vestiti. Qui c'è un'altra porta. Vediamo cosa c'è qui. Cesso, forse. Ci sarà il cesso. Vedi la finestra. Che antichità. Madonna, guardate qui, guardate. Guardate qui questa stanza. I gomitoli. I gomitoli per lavorare a maglia. Guarda, della contadina. Vedi? Che antichità. Lì c'è una rete del letto e qui c'è la scarpa della contadina defunta. Eccola qua la scarpa. Guarda che scarpa, guarda. Anni 50 proprio. Guarda lì, guarda. Anni 50, il cuscino. Guarda lì, le sedie, tutto buttato qui. Che antichità. Mamma mia, Gesù. C'è Gesù lì vicino al muro. Mamma mia. Bella sta casa, mi piace. Quella parte lì? Sì. No, forse no, devo vederla ancora. E qua che c'è? Vediamoci di vedere questa. Qui cosa c'è? Ma qui c'è un'altra stanza. Allora. Anche da qui si scende giù. Guardate. Mamma mia, guardate qui. Che antichità, guardate. Guarda qui la scarpa del contadino, guarda. La sedia anni 10. C'è niente. Vedi la pera qui. La pera, c'era il letto qui. Vedi qua, guarda, guarda sta porta con i chiodi. Guarda qui, guarda il coso. Mamma mia, la serratura. Che antichità. Interruttore anni 10. Guarda, questo ancora esiste, vedi? Sopra e sotto, vedi? Anni 10. La scarpa della contadina, i gomitoli della contadina, il maglione della contadina. Mamma mia, che c'è qualcosa di qualche reliquia? Mamma mia, vedi? Pensante, raffigurato. Ah, qui c'è un santo, vedete? Chissà che santo è. E lì c'è Gesù Cristo. Sì, è una casa da contadini. Guarda qui, guarda il letto, guarda che antichità. E le scarpe del contadino. Poi, da quella parte. Ah, qui ci sono andata prima, sì, ho già visto. Sì, c'è l'altra camera da letto e lì c'è la giacca appesa del contadino, la cucina, vedi? Ma avevano messo quella cucina lì per scaldarsi, forse. Chissà. Piano di sopra? Vediamo. Vedi un rastrello, vedi questo qui era, si portava al mare per la sabbia, vedi? Sopra ci sarà il sottotetto. Guarda qui, guarda. Qui c'è una tenda di nonna Pica, un coso di una macchina, sedile di una macchina anni 70 e una ruota di una macchina anni 70.
Vediamo un po'. Allora faccio vedere che è diruccato. Qui ti faccio vedere, ragazzi, è tutto diruccato. Non so se si può andare, non credo che si può andare dall'altra parte. È tutto diruccato, vedi? Tutto diruccato. Allora. Sì. Andiamo da quest'altra parte. C'è il V? C'è il V? Guarda qui che damigiane di vino. Guarda le sedie, guarda. Le damigiane grosse del V. Guarda quanto V. C'è il V? Conta di? C'è il V? Chi ha scritto qua? Bianco secco doc. Il dash. Il dash. Più bianco non si può. Questi anni 70 il dash. Vedi qua le ruote della macchina. Lì ci sono altre sedie. Vedi qua, vedi. Mamma mia, che antichità. Che antichità. Guarda qui le damigiane del V. C'è il V? C'è il V? C'è il V? Guarda la porta, anni 800. Mamma mia, ragazzi. Guardate le ragnatele. Le ragnatele vicino a quella finestra. Guarda lì, guarda. Guarda lì, questa è abbandonata da 50 anni, sta casa. È abbandonata da 50 anni. Bellissima, guarda. Una casa antichissima. E adesso scendiamo giù. Adesso vi faccio un po' di foto, poi scendiamo e riprendo l'esplorazione e ti faccio vedere quel poco che rimane del resto di questa casa antica dei contadini, decessi negli anni 80, 70, 80, guarda lì. 75? Figurati, c'è un'agenda del 75. E guardate qui, guardate, c'è il V. Eccoci ragazzi, siamo scesi giù al primo piano dove c'è la cassapanca qui, che non c'è il morto dentro, no, eh? Guarda che cassapanca antica, guarda, guarda qui, il frigorifero e la lavatrice. Che marca è sta lavatrice? Si può vedere che marca è? Eh? Rex, Rex, anni 50. Guarda lì un altro mobile antico, le bocce del V, un altro dash c'è qui, un altro dash, vedi la bottiglia, le bottiglie della vita snella, guarda qui, guarda, le damigiane del V, tutta antichità ragazzi, tutta antichità, ragnatele a non finire, guardate qui, guardate, che antichità, guardate la porta d'ingresso, e le scarpe. Guarda qui, guarda quante scarpe. Guardate qui le scarpe. Guardate qui le scarpe. Pure gli stivali qua, guarda. Gli stivali di gomma del contadino. E quante scarpe. Contadini. Il maglione del contadino qua, per terra. Che antichità. Interruttori anni 20, quelli. Adesso vedi, vedi la porta, anni 800. Questa è 800 sta porta. Che antichità, col chiavistello. Mamma mia. Mamma mia. Adesso ti faccio vedere da fuori la casa. Che antichità, bellissima sta casa. Eh? Il bagno non l'abbiamo visto. Il bagno non c'era. Forse sta qua. Forse sta fuori il bagno. Beh, andiamo a vedere. Aspettiamo. Andiamo a vedere se c'è. Forse se i cessi erano fuori una volta. Una volta non ce l'avevano in casa i cessi. Andiamo qua sotto cosa c'è. Cosa c'è qua sotto? Non c'è il cesso. Niente cesso. Chissà dove la facevano, nei secchi e poi la buttavano come concime. Così la cosa.
E cosa c'è qua dentro? Ma c'è una roba della contadina, una coperta. Che puzza! Guarda, lì le ruote delle biciclette. No, non c'è proprio niente. No, non erano i sessi, qua non c'erano i sessi. No, no, la scopa, guarda, una scopa. Una cosa di vernice. Cessi. E questa è la casa. Questa è la casa. Adesso te la faccio vedere meglio da fuori. Ecco qua. Dalla casa dei contadini modenesi, Pavullo, provincia di Modena. È tutto. La casa delle antichità dei contadini defunti. Alla prossima esplorazione. Ciao!